Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. In questo video vi parlerò dei poteri e degli utilizzi dell'argilla bianca. L'argilla bianca, tra i diversi tipi di argille, è quella più delicata e per quanto riguarda l'uso esterno che se ne fa, viene di solito utilizzata per le pelli un po' più sensibili, le pelli un po' più delicate. Sin dall'antichità l'argilla veniva utilizzata per le sue proprietà curative ad utilizzo interno, ad utilizzo esterno per le sue proprietà della cura del corpo a livello estetico, e veniva utilizzata anche per scopi magici. L'argilla bianca è formata prevalentemente da alluminio e silicio ed è ricchissima di minerali, quali il calcio, il rame, ferro, potassio, magnesio, silice e sodio. Per quanto riguarda l'utilizzo interno dell'argilla bianca, sin dall'antichità l'argilla veniva bevuta. Per essere bevuta l'argilla necessita di un procedimento un po' lungo, perché va mescolata con l'acqua e va lasciata in posa una nottata intera, e quindi va bevuta il mattino dopo. Però l'argilla depositata, per esempio, in un bicchiere d'acqua, l'argilla depositata non va bevuta, va bevuta soltanto l'acqua. Io vi ricordo che quando vi parlo degli utilizzi, soprattutto interni, delle erbe, delle argille, dei fiori, eccetera, eccetera, vi ricordo che anche in caso di fitoterapia, in caso di utilizzo delle piante, ci sono delle controindicazioni, quindi informatevi, perché io non posso permettermi di fare delle diagnosi, perché non so ognuno di voi se può o non può utilizzare l'argilla, perché vi ricordo che anche i rimedi naturali possono avere delle controindicazioni. Quindi quello che io vi dico nei miei video comunque deve essere filtrato da voi, dalla vostra conoscenza di quelle che possono essere delle problematiche, o col consulto di un medico. Quindi quello che vi dico è a valenza informativa generale. Per quanto riguarda l'utilizzo interno quindi ha delle proprietà disintossicanti, battericida, aiuta ad espellere le tossine, l'argilla bianca è un protettore gastrico, e quindi vi ricordo che va bevuta diluita. Un rituale magico che potete fare con l'argilla ad utilizzo interno va fatto durante la luna decrescente, perché appunto l'argilla ha potere purificante, sfiammante. Vi ho ricordato in un altro video che la magia funziona per analogia, e quindi, così come l'argilla ha un potere naturale, sfiammante, disintossicante, così va utilizzata in magia per tutti quelli che sono i rituali di allontanamento, purificazione, che vanno fatti in luna decrescente. Come vi ho detto prima, l'argilla per utilizzo interno va diluita con acqua e va bevuta il giorno dopo, senza bere anche il deposito. So anche che ci sono in commercio delle barrette di argilla se si fa difficoltà a bere l'argilla bianca. E la formula magica da recitare il giorno dopo aver lasciato in posa l'argilla nell'acqua è la seguente: potere dell'argilla. Elimina tossine, purificami, proteggi i miei organi interni. Così voglio, così comando, così è. Ogni volta che voi andrete a caricare un dono della natura, quale può essere appunto anche l'argilla bianca, munitevi di un attimino di tranquillità, perché è un lavoro energetico che voi andate a fare. Nel senso, anche quando dovete prendere una semplice camomilla, perché magari siete nervosi e vi volete rilassare, dovete dare voi il comando a quello che state prendendo, cioè ci dovete credere, e questo significa dare potere magico a ciò che immettiamo nel nostro corpo. È un potere che noi gli diamo, al di là del potere intrinseco del prodotto che andiamo ad utilizzare. Per quanto riguarda invece gli utilizzi esterni, cioè gli utilizzi
a scopo di bellezza che si fanno per quanto riguarda l'argilla bianca, la maggior parte degli utilizzi si fa sotto forma di maschere di bellezza per il viso, per il suo potere rimineralizzante, per il suo potere opacizzante, quindi è molto indicata per le pelli delicate e miste grasse, è molto indicata per fare degli impacchi per i capelli oppure nel mio caso per fare i fanghi a cosce e gambe perché ha il potere anche drenante e assorbi liquidi, assorbi tossine, elimina tossine. L'utilizzo magico per quanto riguarda l'uso esterno che vi consiglio è quello di preparare una maschera per il viso. Va fatto possibilmente questo rito in luna decrescente di lunedì. Perché di lunedì? Lunedì è il giorno legato alla luna. L'argilla bianca nei suoi colori ricorda il satellite lunare. La maschera di bellezza per il viso, fatta con l'argilla bianca, è semplicissima. Basta unire e mescolare un po' alla volta della polvere di argilla bianca con dell'acqua, in modo che diventi densa e non troppo liquida. E poi va applicata sul viso, soprattutto, dicevo, indicata per le zone, per la zona T del viso, quindi mento, naso e fronte. Se avete una pelle molto secca, non l'applicate su queste zone qui, cioè sulle guance. Se invece avete una pelle normale, potete applicare questa maschera su tutto il viso. Comunque vi ricordo che l'argilla bianca è la più delicata e quindi io per esempio la utilizzo su tutto il viso senza alcun problema. La formula da recitare durante l'applicazione di questa maschera di bellezza per il viso è la seguente. Per il potere dell'argilla la mia pelle sarà più bella. Io mineralizzo e purifico la mia bellissima pelle. Momento di concentrazione. E rileggete la formula per altre 2 volte. Per il potere dell'argilla la mia pelle sarà più bella. Io mineralizzo e purifico la mia bellissima pelle. Di nuovo, per il potere dell'argilla la mia pelle sarà più bella, io mineralizzo e purifico la mia bellissima pelle. Così voglio, così comando, così è. Potete associare a questo rito di bellezza della musica rilassante, io per esempio adoro la musica classica, e se lo fate, io adesso sono all'aperto, quindi non posso accendere candele perché si spegnerebbero, se lo fate in casa, questo rito di bellezza, potete accendere una candelina bianca, argilla bianca, candelina bianca, colore dell'argilla che richiama la luna, e vi ricordate che deve essere luna decrescente, potete controllare le fasi della luna su qualsiasi lunario che trovate su internet. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi linko alla fine del messaggio oppure vi faccio la finestrella per un altro rito che riguarda sempre l'utilizzo dell'argilla bianca, però per quanto riguarda cosce, glutei e pancia. Io vi saluto e vi invito a iscrivervi al nostro canale e a lasciare un commento. Ciao!